Giovedì 16 dicembre. Matteo 1, 18b, 24. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Iniziamo con oggi la novena che ci porterà a Natale. E oggi potremmo dire che c'è affrontato nel Vangelo quello che è l'annuncio a Giuseppe. Anche Giuseppe ha ricevuto un annuncio. Cosa sappiamo di lui? Poco. Però certo questo Vangelo ci enuclea alcune sue caratteristiche preziosissime. Intanto vediamo che c'è questo Dio che cerca la collaborazione dell'uomo, quest'uomo che chiederà un sì, come l'ha detto Maria, e che affronta una difficoltà enorme. Abbiamo un problema. La mia sposa rimane incinta per opera dello Spirito Santo. Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Difficile da comprendere. Difficile da comprendere e da accettare. Cosa ci mostra Giuseppe? Questa sua capacità di andare a fondo nelle cose, di esercitare, tra i vari doni dello Spirito Santo, quello dell'intelletto, di andare oltre la superficie, appunto, a scavare. Vuole trovare una risposta, vuole una soluzione, vuole comprendere, non si ferma lì. Ci saremmo aspettati una risposta airosa, violenta, magari anche repentina, soprattutto una fuga, magari. Invece no, quasi Giuseppe invoca dal cielo una risposta, la desidera fortemente, non vuole rimandare Maria e metterla in difficoltà. È un uomo amante, è un uomo giusto, intelligente. Vedremo alla fine che è anche obbediente alla volontà di Dio. Che virtù incredibili, eh? Ora cosa succede? Che appunto in sogno si mostra questo angelo e gli chiede di accogliere con sé Maria. Lui lo farà. E in questo sa la sua grandezza. Sa che avrà una vita con tanti problemi. Non sa nemmeno quanti. Ma è disposto a camminare su questa strada. Allora per noi, primo, quando andiamo incontro a questioni grosse, significative, in cui forse anche intravediamo un disegno di Dio, quanto chiediamo il dono dell'intelletto per comprendere? E poi seconda cosa, tutti questi sì, che da adesso in poi vedremo saranno sempre più pressanti, di uomini, di donne, vissuti in un'altra epoca, ai tempi, che hanno permesso la realizzazione della promessa di Dio. Ecco, i nostri sì quali sono? Li diciamo ancora? Ci sono delle domande che ci vengono poste alle quali dobbiamo delle risposte? Dobbiamo dei sì?